Perché il nostro Signore, gloria al Padre e al
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Celebriamo oggi la liturgia della terza domenica di avvento. Tradizionalmente è la domenica di liturgia che canta la gioia. La gioia perché si avvicina il momento della celebrazione della redenzione. La redenzione è già una realtà storica, ma noi con la liturgia rinnoveremo questo momento unico della storia dell'umanità. Ed ora per celebrare dei momenti di questa liturgia, riconosciamo i nostri risultati. Confesso. Confesso.
dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Fratelli, siate sempre lieti, pregate ininterrottamente, in ogni cosa, rendete grazie. Questo è fatto, la volontà di Dio, in Cristo Gesù, verso di voi. Non svenite lo spirito, non disprezzate le cose. Vagliate ogni cosa e credete ciò che è buono. Astenetevi da ogni specie di male. Il Dio della pace vi santifichi interamente e tutta la vostra persona, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Degni di fede e colui che vi ama, egli farà tutto questo. Parola di Dio. Hello.
che vediamo la guarda domenica di Avvento con un tono tutto diverso, con un tono tutto particolare, anche nei vesti. Sarebbe che questa ci consiglia di usare penitenza, che indica forte preparazione per un grande avvenimento, e quindi la preparazione comporta, come abbiamo visto nelle domeniche precedenti, comporta anche un senso di sacrificio, di taglio col passato e aprirci alla novità. Oggi dicevo che la Chiesa sospende questo cammino e ci dà un cammino diverso. Pur essendo nell'attesa, questa attesa deve essere un'attesa gioiosa. Il Signore viene. E allora chi attende il Signore non può continuare ancora nella penitenza, nel senso di dolore, di sofferenza, ma lo deve vivere in un senso diverso, un senso gioioso. Era la parola iniziale di questa liturgia, rallegrarvi, letare, domenica terza di Avvento. E con la gioia del cuore che noi abbiamo ascoltato la parola di Dio, parola di Dio che inizia con il brano del profeta Isaia, il quale è cosciente, è consapevole che il Salvatore sa venire, che la salvezza è nel prossimo, e questa sua convinzione la vuole comunicare a tutti coloro che ascoltano la sua parola. Il Signore mi ha mandato, e con la coscienza delle profete di Isaia, mi ha mandato non per essere uno dei tanti profeti che passa, ma mi ha mandato per dare a voi una notizia, una bella notizia. Immaginiamo che noi stiamo attendendo una notizia e che a un certo momento nella nostra assemblea entra una persona e dice: vi devo dare una bella notizia. Ecco, cosa dobbiamo immaginare? Ecco Isaia, che si trova di fronte a un popolo che è in attesa, che è in dolore. Perché? E perché ci sarà il peccato di Adamo? Perché ci sarà il peccato di ogni giorno che ha mantenuto le distanze tra l'uomo e Dio? E queste distanze, ecco la notizia bella, queste distanze si sono già riavvicinate. Non c'è più la distanza Dio-uomo, ma c'è l'avvicinamento di Dio all'uomo. E allora è l'invito del profeta di Isaia: se il Dio si avvicina a voi, avvicinatevi anche voi, ma avvicinatevi voi a lui, perché la vicinanza del Signore è salvezza, la vicinanza del Signore è redenzione, e voi siete, dovete essere nella gioia, perché quello che è stato annunciato nei secoli precedenti, ora dice Isaia, quell'annunzio nella realtà. Il Signore è vicino, la salvezza è vicina.
redenzione in Santo Natale, e noi vorremmo dire che celebreremo in Santo Natale e la celebrazione della redenzione. Ma c'è ancora un passo in avanti nella liturgia di oggi, mentre Isaia nel tempo annuncia l'avvenimento, Giovanni Battista interrogato dai capi degli scribi, dei farisei, dice: non ve ne siete escolto che la salvezza è già alle porte di casa vostra, la salvezza è con voi. In mezzo a voi c'è uno che voi non conoscete, ma c'è uno che è il Salvatore. Questo Giovanni risponde a coloro che furono mandati dai farisei: chi sei? Che predichi il battesimo di Giovanni e il battesimo della conversione? Chi sei? Chi ti ha questi poteri? Non sei dei nostri, non sei un maestro di Israele, perché annunci questo? Perché Giovanni è cosciente di essere il mandato, e Giovanni è già immerso nel mistero della redenzione. Io sono uomo che devi preparare la redenzione. Il Signore è già in mezzo a noi. Io battezzo in acqua, è un semplice rito che veniva compiuto dai maestri, ma c'è in mezzo a voi colui che vi battezzerà in acqua e Spirito Santo. Santi Padri, in questa espressione vedono l'annuncio del Santo Battesimo, dove è lo Spirito Santo, dove è lo Spirito di Dio che agisce, che purifica e che rinnova, che salva. E allora, di fronte a questo annuncio della liturgia, il cristiano deve vivere nelle donne, perché la redenzione è già alle porte. La stessa cosa dirà Paolo scrivendo ai Tessalonicesi: siate sempre lieti. Sì, nella vostra vita, ci sono momenti di dolore, momenti di sofferenza fisica, morale, però sia nell'una che nell'altra, siate certi, siate convinti che il Signore è con voi, per cui siate sempre lieti. Pregate incessantemente in ogni cosa per vedere grazie. Pregate, cioè rimanete uniti al Signore con la preghiera e rendete grazie al Signore, perché comunque il Signore vi dona il suo amore misericordioso. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato.
terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito in cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo del Figlio. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, ti aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, il Natale ormai è vicino, illumina il nostro itinerario di avvento con sentimenti di gioia e di speranza per il grande dono che Dio Padre ha fatto a noi, suo figlio Gesù, che nasce per salvarci. Vieni di conoscenza, diciamo, vieni Signore Gesù. Vieni Signore Gesù. Perché la Chiesa, in mezzo a persecuzioni e consolazioni, sia sempre portatrice del messaggio di Cristo, che apre a tutti prospettive di pace e di fiducia nello Spirito, e offre una prospettiva di salvezza. Preghiamo. Sempre che il nome del Signore non perde di questo sacrificio.
Con il nostro Papa Francesco, con il nostro Vescovo,
24 sarà domenica, la vigilia sarà domenica.
vedi alle ore